Ciao a tutti, dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Oggi ancora un nuovo gameplay dedicato a Fortnite. Mettiamo subito la ricerca della partita e vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, non dimenticate di iscrivervi. Seguitemi anche sul primo canale Luca ASMR, dove pubblico ogni settimana nuovi video rilassanti, un po' più classici rispetto a questi gameplay, che comunque qualcuno trova rilassanti, ma qualcuno magari no. Seguitemi anche sui social e seguitemi anche su Instagram, TikTok, le piattaforme di musica in streaming. Insomma, chi più ne ha più ne metta, ormai sapete dove potete trovarmi. E in grafica sapete che all'inizio del video compaiono i canali. Sono un po' sfasato, appena finito cena ho bevuto un bicchierino di vino e puntualmente, ragazzi, sapete che io l'alcol proprio non lo tollero troppo, e anche un bicchiere di vino mi fa partire le parole, quindi fa così, ragazzi, che volete farci? Non dico che sono astemio, ma evidentemente per il mio organismo quasi. Allora, la partita che è uscita ieri, avete visto, ho fatto proprio un po' schifetto. E vabbè, ragazzi, va così, ormai mi sono abituato a giocare ad Overwatch, quindi e gioco pure male ad Overwatch, ma questo è un dettaglio di poco conto. Vediamo se questa sera riusciamo a fare qualcosa di meglio. Chi lo sa? Allora, siamo in attesa di giocatori. Vabbè, sapete cosa, visto che ho imparato in tutto ciò a mettere in pausa le partite, io metto in pausa e ci vediamo appena riparte la partita. Ok, ripartito, mancano meno di 10 secondi e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Ok, sono comunque molto contento di aver capito come si può pausare la registrazione, ragazzi, è veramente una cosa per me comodissima. Peccato averlo scoperto tramite voi solo dopo molti gameplay e moltissime chiacchiere totalmente inutili, in alcuni contesti totalmente inutili. Allora, raga, questa parte qui di Porto è nuova o sbaglio? Non sbaglio, io non sbaglio mai. No, scherzi a parte, sto scherzando, sia ben chiaro, però mi sembra sia nuova. Allora, prendiamo innanzitutto tutto questo ambaradan di roba qui, andiamo giù di qua, andiamo qua, andiamo tipo qua su e boh, vediamo se troviamo. Raga, io avrei bisogno di scudi, ero convinto di aver preso uno scudo, invece abbiamo preso questa bolla che insomma, cioè, carina, ok, quello che vi pare, però per come gioco io, insomma, sapete che gioco male, per me è decisamente video su TikTok, decisamente molto carino. C'erano queste persone che tipo costruivano, cioè, innanzitutto dovevano prendere tipo una quantità di materiali esorbitante, ma poi cosa facevano? Costruivano tipo delle costruzioni per aria, ok? Cioè, tipo come ho fatto io in passato alcune volte senza successo, però, e stavano su fino all'ultimo. E alla fine cosa capitava? Capitava che chiaramente dovevano andare a far fuori l'ultimo partecipante, l'ultimo antagonista. Raga, io boh, non ho delle armi che mi piacciono, me stanno anche a sparare. Da dove? Da dove? Raga, io la prendo l'arco a questo punto. E raga, ho pensato veramente di schiattare. Ma pure ancora mi sparano, raga, ma fatevi una vita, cioè ci sono soltanto io. Chiedo, cioè, voglio dire, sono altri 76, ora capisco tutto, però andate a rompere le balle a qualcun altro, grazie, anche perché non ho gli scudi, ora ce li abbiamo, raga, io corro perché qui non mi sento al sicuro, poi cercheremo armi e roba, ma iniziamo a metterci in zona safe. Dicevo, comunque, questi tizi costruivano tipo su una sorta di rampa, poi andavano per aria, andando a inseguire, diciamo, la zona safe. Ok, quindi immaginate la quantità di materiali che dovevano avere per fare tutta questa roba in tutta la partita. E alla fine, quando c'erano solo più loro, da molto in alto si lanciavano. E giustamente
e poi plump, volano e sono geniali, geniali. Tattiche di gioco che io ammiro ma non riuscirò mai e poi mai a replicare, quindi vabbè. Dettagli. Allora, siamo quasi in zona safe. Non abbiamo chiavi, quindi eviterò di andare alla ricerca di cose lassù. Andiamo però alla ricerca di persone da far fuori, perché a parte il tizio che mi ha sparato, ma che comunque non è che io abbia individuato, ho visto più o meno da dove mi stava sparando, ma dirvi, ah sì sì l'ho visto, no, non l'ho visto, non ho visto ancora nessun altro, quindi cioè, da un lato bene, ok, anche perché mi ero ripromesso prima o poi di provare a fare una partita fatta in una maniera che tipo, cioè chi gioca a Fortnite rabbrividisce al pensiero, ovvero provare ad arrivare alla fine, tipo che ne so, in top 10 o in top 5, senza fare uccisioni. Ma non perché provi a sparare alla gente e la manchi, ma proprio cercando di nascondersi, tipo, ok, non lo so, non so perché, ma è una roba che mi va di provare a fare prima o poi nella vita. Quindi potrebbe anche diventare questa la partita in questione. Gallinella, vieni qua! Ma come cacchio spari, Luca? Come cacchio spari? Via qua, gallinella. Ok, cosa abbiamo qui? Fucile d'assalto ranger. Beh, mettiamolo qui. E poi... cosa pensavi di fare a gallinella? Ok, dai, non male, non male. Perché poi questo invece possiamo caricarlo. Cioè caricarlo... come si dice? Potenziarlo. Ok, facendo uccisioni. Se mai dovessimo riuscire a farne, si intende. Ehi, 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 ehi. Gallinella, vieni qui. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Non mi piace. Non mi piace, per me può rimanere lì. Ve lo dico, rimane lì. Allora, che cos'è questa roba, raga, qui che mi lampeggia da queste parti? Scusate. Che cos'è? Che cos'è? Raga, ma c'è una gallina che mi insegue. Oh my god, gallinella, au, ma che te pensi di fare? Questa sarà una qualche missione, cosa devo fare, raga? Che devo farci? Non mi compare nulla, lo picchio? Ok, ha posizionato l'amplificatore in questo modo, va bene. Ok, non so, sarà la missione di qualche millesima settimana fa, perché non sto più facendo le missioni, sapete? Fa un party in un
hanno invitato. Quale novità? Quale novità? Non sarebbe la prima volta che i giocatori organizzano. Wait. No, questo è... mi sembrava qualcuno che sparava, invece è soltanto... Mannaggia. Raga, allora, cioè, non capisco. Perché chiaramente qualcuno è passato da queste parti, perché dice, c'è una macchina, c'è roba, ok. Ma manca la gente. Boh. Allora, io lascio questo, prendo questo. Così. Così, ok. E boh, andiamo a prendere questo. Oh, molto bene. Quindi ora cosa c'è, una pistoletta, può rimanere dov'è? Ok, vedo qualcuno che spara. Bene, allora non mi hanno abbandonato tutti. Per fortuna. Potremmo tipo metterci qui e cercare di capire. Eccolo qui. Allora aspettiamo di vedere se va fuori dal cespuglio magico. Cosa fai, Luca? Eccolo qui. Oh, mannaggia, come ci si abbassa così? Ok, non mi ricordavo già. Bene. Allora raga, idealmente io farò una roba. Aspettate perché qui c'è qualcosa. Percepisco qualche cosa. Ma dove? Percepisco qualcosa, ma non capisco dove, raga. Dove sarà? Potrebbe essere di qua. No, di qua sono entrato. Eccolo qui. Ok, allora vediamo se c'è qualcosa di... Vabbè, dai, mi sono... Questa è una macchina barra moto barra qualcosa. Ok, sottofondo. Allora, in tutto ciò ho chiaramente perso l'omino mio, amico, dove sei? Non si sa, raga, però una chiave, attenzione, le chiavi ci piacciono, lo sapete, ancora qui potrebbe esserci qui dentro, no, è libero, raga, mi sono abituato con Overwatch che per abbassarsi bisogna premere B. Continuo a premere B per abbassarmi quando non mi serve invece premere B. Allora, da queste parti percepisco che... Eccoli qui. Cosa prendiamo, ragazzi? Prendiamo... Ma sì, prendiamo questo. Ok. Bene, ok. Così. Torniamo a dove... Ho visto qualcuno, credo. Dove? Ti ho visto o ti ho sognato? No, raga, ho letto... A parte che c'era... Perché fa questa roba? Avete visto anche voi che traballava la visuale? O me lo sono sognato io? Ah no, forse era questa roba qui che svolazzava. D'accordo. Raga, ma qui è passato qualcuno che ha la mia mania di buttare giù le cose. Vabbè. Boh, vediamo se c'è qualcuno sulle mongolfiere. Così tipo da... Questo è il computer che sventola. Mongolfiere libere. Raga, ma dove sono veramente andati tutti? Cioè, a me va anche bene arrivare a fare tipo l'ultimo passaggio così da solo. Cioè, nel senso, prima vi fate fuori voi e poi arrivo io e concludo l'opera con l'ultimo, cosa che non riesco mai comunque a fare, ma questo è un piccolo dettaglio insignificante. Però ecco, diciamo che allora là che cos'è? Allora qui c'è un pazzo che sgomma, comunque, okay. Non sono da solo, sono con altri 15 giocatori al momento invisibili, consci di ciò, va bene, ok, che dobbiamo fare? Cioè in genere ti saltano momenti addosso, no? Oggi no, proviamo a sparare alla gallinella. Boom in testa. Ok, almeno quelli riesco a farli fuori. Chi vuole un chicken McNugget? Qualcuno ha ordinato un altro chicken McNugget? Certamente, eccolo per lei. Pronto. Allora, raga, ho visto qualcuno. Ho percepito degli spari. Percepisco gli spari, ma non vedo le persone. Perché? Perché non è una puntata di Halloween dove gli altri giocatori sono invisibili. Ok, ho visto qualcuno laggiù, l'hanno preso sotto. Aspetta.
Raga, tengo questo che
avesse ucciso, non ci credo. Allora, il video di ieri si chiamava Weekend No, ma Weekend sì, Weekend sì. Raga, ero veramente, avrete visto la mia faccia, fate, andate indietro e riguardate la faccia, ero tipo no. Benissimo, benissimo, quante uccisioni ho fatto, fatemi vedere. Tre eliminazioni, raga, poche se considerate, ok? Cioè, scusa, tre eliminazioni, ma ho fatto sei colpi alla testa. Non mi torna, non mi torna. Grande, grande. Dai raga, molto molto felice. Proud of me, proud of me. Bene, io spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi abbia rilassato e vi sia soprattutto piaciuto. Se siete contenti della mia vittoria, spolliciate. Spolliciate. Colpi di tosse all'improvviso, cercherò di tagliarlo, ok? Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo gameplay, ci vediamo anche domani alle 22 sul primo canale Luca ASMR.